Ciao bambini, come state? Allora, io spero che stiate trascorrendo questo tempo in maniera serena, giocosa e che stiate anche un po' studiando, soprattutto leggendo tanto. Ecco, la lettura sapete che è una cosa molto importante, non lasciatela mai per nessun motivo. Leggete un libro e leggete il vostro libro di lettura che avete, scegliete una lettura se riuscite anche una al giorno, scrivendo in alto la data del giorno in cui l'avete letta e prendetevi uno spazio vostro, leggete ad alta voce e magari spiegate anche un po' quello che avete capito facendo qualche riflessione sul testo. Allora, io in questa lezione voglio farvi vedere come accedere ai nostri libri digitali. Andate sul vostro motore di ricerca, Google in questo caso, e cliccate Giunti Scuola. Andiamo qui su Giunti Scuola. E poi appare questa schermata. Noi andremo a cliccare su Primaria. Qui ci saranno tutti i libri dell'Aggiunti. Noi andiamo a cercare il nostro. Che lettura? Eccolo qua. Che lettura? Andiamo un po' giù. E qui a destra, vedete, c'è Vai al D-Book Easy. Noi ci clicchiamo sopra. Eccolo qua, lo sfoglia. Andiamo, classe quarta. Qui troveremo tutti i nostri libri. Che lettura, vedete? Generi, grammatica, scrittura e lavoratori espressivi. Quindi andrete qui su Che lettura e ci saranno i nostri libri. Sfoglia libro, libro accessibile, risorse digitali. Se io vado qui su libro accessibile, ecco, troviamo tutte le letture che ci sono all'interno, racchiuse in argomenti. Allora, io prendo, non so, viaggi e scoperte, clicco su una pagina. Lo sfoglia. E troviamo la nostra lettura. Dice di che cosa si parla in questo paragrafo. Ci dà qualche indicazione. Poi, se clicco qui, chiudo, vado di nuovo. Ritorniamo su classe quarta. Sfoglia sempre. E dovremo trovare risorse digitali. Eccoli qui. Audiolettura. Se andiamo su audiolettura, dice tre elementi trovati.
Quindi è una lettura di ascolto. Un'impresa memorabile. Jack London, il richiamo della foresta. L'impresa ebbe origine da una conversazione. Quindi abbiamo anche la possibilità di ascoltare. Poi, io non so se tutti, anzi sono sicura che non tutti abbiate già tutti i libri perché li abbiamo preparati ieri. Allora, oggi lavoreremo sul libro di scrittura che ho qui davanti io, ma che ce l'ho anche qua sullo schermo, quindi ritorno su classe quarta, che lettura. Poi vado sul libro blu, scrittura. Ecco, eccolo qua. Allora, vi ricordate che nei giorni in cui eravamo a scuola abbiamo parlato dei vari tipi di testo, no? Ne abbiamo incontrati tanti dall'anno scorso a quest'anno. Abbiamo parlato tanto del testo descrittivo, del testo narrativo, del testo poetico, del testo fantastico, insomma, tantissimi tipi di testo. L'ultimo tipo di testo che abbiamo affrontato è stato il diario. Ok? Ecco, qui abbiamo un po' tutti i testi, sono divisi un po', vedete, in paragrafi. Questo è il diario di cui abbiamo parlato tanto in classe, anche nel periodo dell'anniversario della Shoah. Abbiamo iniziato a leggere, ed era una cosa che ci piaceva tantissimo, leggere il diario di Anna Frank, ma lo rifaremo. E riprenderemo questa attività. Quindi io vado sul diario. Sul diario. Eccolo qua. Questa è la pagina del diario che noi abbiamo sul nostro libro, pagina 32. Andiamo avanti. Sfogliamo. Andiamo ancora un po' avanti. Andiamo a pagina 36. Eccola qua, la lettera. Allora, che cosa ci dice? Che la lettera è un testo, la leggo da qui perché non vedo molto bene da lontano, che è un testo indirizzato a una persona, un destinatario, una persona sconosciuta, una persona estranea, che scrive. Ed è lontana da lei. L'autore in prima persona racconta fatti, dà o chiede informazioni, fa richieste, esprime sentimenti ed emozioni. Allora, per scrivere una lettera abbiamo bisogno di queste parti che il libro ci elenca qui. Vedete? Scrivi il luogo e la data in cui la lettera viene scritta. Numero 2, scrivi la formula di apertura. Ricorda che a seconda del destinatario della lettera la formula di apertura sarà più o meno confidenziale. Quindi usiamo caro se scriviamo a una persona di famiglia, un amico, una persona con cui abbiamo molta confidenza. Oppure una lettera più formale in caso anche nelle situazioni di lavoro, no? Ci sono delle lettere che poi studierete commerciali dove si usano delle formule un po' più che indicano un po' di distacco, mentre nella parte 3 spiega al tuo destinatario perché gli stai scrivendo ed esponi il messaggio che vuoi comunicare. Completa il testo con una formula di chiusura, un saluto, un ringraziamento o un invito e la firma. E poi nella parte 5 hai dimenticato qualcosa? Quindi se alla fine di una lettera abbiamo dimenticato di scrivere qualsiasi cosa, scriviamo questa, possiamo aggiungere un post scriptum, cioè
un messaggio scritto dopo, che ci viene in mente dopo, con le letterine PS uguale scritto dopo. Quindi, queste sono più o meno le parti che poi man mano che scriveremo le lettere, io spero veramente di scriverne sempre tante, perché oggi veramente poco usata questa modalità di comunicazione, perché abbiamo internet, abbiamo i social che sono più immediati, però sarebbe bello riscoprire questa nuova modalità. Anche da scrivere alla mamma, al papà, a un amico se non è lontano, ai nonni lontani, ai parenti lontani. Ecco, prendiamo questa bella abitudine di scrivere una lettera, una lettera cartacea, non una mail. Quindi per posta, ma una lettera proprio scritta a mano, quindi così le persone che leggono guardano anche la nostra scrittura, il modo in cui scriviamo. E poi, se riusciamo a scriverne una, possiamo anche spedirla a questa persona. Allora, andiamo alla pagina successiva. Questo è quello che faremo. Allora, c'è una lettera qui scritta, una lettera in disordine. Vedete tutte le parti, la parte iniziale, la parte centrale, la parte conclusiva, sono tutte mischiate, non c'è un ordine, ma c'è un disordine. Quindi, cosa ci chiede il testo? Ordina le parti della lettera nella giusta sequenza. Scrivi a sinistra, quindi in queste caselle qui, i numeri da 1 a 5, aiutandoci con questa parte, cioè quella che troviamo a pagina 36. Vedete? Questi sono i numeri da scrivere nelle caselle a sinistra, 1, 2, 3, 4 e 5. Se si tratta del luogo, se si tratta del destinatario, se si tratta del messaggio che vogliamo mandare, se dobbiamo chiudere la lettera oppure se abbiamo dimenticato qualcosa. Eccolo qua. Quindi, cosa faremo? Leggeremo questa lettera, ok? E poi scriveremo nella parte sinistra tutti i numeretti che indicano la parte dalla prima all'ultima. Ok? Quindi a fianco invece qui cosa dobbiamo scrivere in questi rettangoli lunghi? Scriviamo se, allora, aiutandoci col testo. Vediamo. Qui ad esempio, Perugia, 30 settembre. Qui a fianco andremo a scrivere data e luogo, sempre aiutandoci con la pagina 36. Quindi a fianco ad ogni pezzo scriviamo la parte. D'accordo? Io spero che sia stato tutto chiaro. E poi un'altra cosa. Io vi do ancora un compitino da fare, che è quello di scrivere una lettera a una persona a cui volete bene, che sia fratello, sorella, amico, amica, nonno, nonna, qualsiasi persona. Ecco, scrivete una lettera e vi do ancora un consiglio. Chi non avesse ancora preso il materiale e quindi non ha ancora il quaderno, no? Rosso dove scriviamo i nostri testi, può anche prendere un quaderno nuovo e cominciare a scrivere, non c'è nessun problema. Allora, ci vediamo presto, spero che questa nuova modalità di comunicazione funzioni. Vi voglio sempre tanto bene, mi raccomando, siate sereni, tranquilli e presto ci rivediamo a scuola. Un bacione.